Ma il nostro problema è chi ci vede. Loro ci vedono. Noi li vediamo sicuro. Facciamo perdere un'ora di campagna elettorale. No, è il momento di. Siamo un po' fra i giovani. Va bene. Arriviamo al terzo appuntamento del Consiglio di Reggio Emilia, un appuntamento con Renzo Bonazzi e Antonio Canovi sulla legge del passato, un incontro con Antonella Spaggiari sulla legge del presente ed oggi andiamo avanti noi in parte della legge del futuro, perché tra i candidati in sala ci sarà il prossimo sindaco e diciamo 5 consigli comunali, quindi nei prossimi anni affronterete la politica in forme diverse, diversi livelli. Allora, l'incontro di oggi sarà coordinato da Francesco Borgonovo, di Regione Web, giornalista. Non perché lui è giornalista, però non è formale, diciamo così, insomma. Allora, oggi si parlerà di giovani, centro storico, e si tratteranno tematiche bene o male riguardanti questi due temi di fondo. Cercando un attimo di capire, siccome comunque Telecitofono, la TV giovane, è comunque fatta principalmente, ma non solo, da persone che diciamo fanno parte della generazione che va dai 15 anni più o meno fino ai 30 passa anni, quelle che sono un po' le vostre proposte, le vostre idee, il più possibile concrete su quello che sarà la Reggio di domani, su quello che sarà la Reggio per i giovani e sul centro storico, cosa vorreste diciamo per questa zona di città che abbiamo deciso comunque di invadere con il nostro piccolissimo segnale, non tanto perché è una zona delle zone più abitate, ma per il fatto che crediamo moltissimo come gruppo di persone nel ridare diciamo una vita vera comunque al centro della nostra città. Ringraziamo tutti voi perché avete accettato l'invito, ci dedicate appunto l'ora della vostra campagna, nonostante appunto il nostro segnale sia. Perché insomma il nostro ordine non esiste, insomma. Comunque il nostro progetto appunto non è quello di trasmettere ma di ricevere. Tanto per dire, adesso in questo momento una truppa, tre quadri della Rotente Citofono sono a trovare Reggio Emilia perché da questa esperienza, attraverso una serie di professionalità che sono sviluppate col tempo, un ragazzo sta registrando un videoclip musicale che avrà trasmesso dal 15 giugno in poi. Luca, ma cosa c'entra? Fai parlare loro, sì, là. Basta. Diretta, Ma siamo già in diretta qui? Sì, siamo già in diretta. Al massimo. Quindi adesso lascio la parola a Francesco. Ti prego di anche questa parte, perché già non ti controllo, no? Due candidati giornalista. Cambia telecamera, no? Almeno quelli. Puoi riassumere. Allora, io direi di cominciare, visto che il tempo non è tantissimo, ci sono tante persone che devono parlare, una domanda per iniziare, un intervento a testa brevemente. Quali sono i problemi del centro storico? Il centro storico, tutti parlano e credo nessuno in qualche modo ha dato giudizi positivi in questa campagna elettorale. Lo sforzo di tutti è individuare delle ricette per un malato che qualcuno vuole più grave, qualcuno meno grave, ma sicuramente il centro storico è sotto osservazione quantomeno da parte di tutti i politici, di tutti coloro che si confrontano in questa campagna elettorale. Io credo che il nesso, il collegamento tra mondo giovanile e centro storico sia un nesso reale, non è un caso che riflettiamo stasera su queste problematiche. Il centro storico dovrebbe assolvere, oltre che a un ruolo di direzionalità dal punto di vista urbanistico, sicuramente un ruolo di aggregazione estremamente importante. Non c'è dubbio che gli studenti delle medie superiori, e ci sono istituti secondari, ci sono parecchi studenti che girano, la biblioteca di Via Farini è un punto di aggregazione, anche se abbastanza così credo mal governato tutto sommato, con molte presenze anche
i ragazzi che stanno fuori chiacchierano, discutono, ma secondo me avrebbero bisogno di qualche contenitore, di qualche luogo dove poter sostare con più tranquillità e dove poter scambiare anche le opinioni, magari fare qualche cosa di utile per se stessi e credo indirettamente quindi anche per la città. Ci sono contenitori come la stessa Caserma Zucchi per quella che è la parte universitaria e credo anche in prospettiva un discorso che riguarda il sistema dell'Istituto Peri, dei musei, cioè contenitori culturali, i chiostri, dove i giovani sicuramente possono e devono, credo, aggregarsi, socializzare, svolgere parecchie delle loro attività. Non ci sono molti punti, mi pare di poter dire, dove si può svolgere attività, se così vogliamo definire, di carattere ludico, dove magari anche poter sperimentare, dove fare musica, dove poter fare giochi, eccetera. Mi pare di poter dire che ci si riunisce in qualche libreria o in qualche zona della città, del centro storico, però credo che obiettivamente una delle riflessioni che credo noi amministratori futuri di questa città dovremmo prendere in seria considerazione è intanto individuare dei luoghi dove i giovani potrebbero aggregarsi, dove i giovani potrebbero svolgere attività importanti. Un'attività, voi l'avete dimostrato tangibilmente con questa vostra iniziativa, è stata messa in piedi e questa è sicuramente una palestra non solo di democrazia e di confronto di idee e di crescita civile per voi che avete messo in piedi questa iniziativa che io ritengo estremamente qualificante, al di là del successo o dell'insuccesso, ma credo comunque che sia un grosso successo vostro personale se riusciti a mettere in piedi l'iniziativa. E credo che il vero problema, il vero nodo su cui tutti noi dovremmo essere impegnati è riuscire a dare delle risposte a questa esigenza, a questa domanda di aggregazione, cioè di momento di incontro delle giovani generazioni che, ripeto, in centro storico a Reggio si vedono un po' muoversi a frotte da una parte all'altra della città, magari con alcune compagnie all'uscita delle scuole e non solo, anche nel pomeriggio e nelle serate, e non credo che il problema si possa esaurire solo col percorso tradizionale verso le birrerie e verso i locali dove si va a ballare magari il mercoledì o il sabato sera. Credo che bisognerebbe individuare, e in questo credo che manchi una progettualità alla nostra amministrazione, una serie di iniziative atte a valorizzare questo tipo di risorse che pure sono presenti sul territorio. Grazie, buonasera. Beh, il centro storico ha tanti problemi, è inutile che adesso li elenchiamo, ma in sostanza noi come Lega Nord abbiamo fatto del centro storico il centro della nostra politica, è un gioco di parole, ma è così, perché riteniamo che il centro della città sia un po' la nostra cultura, la nostra storia, la nostra identità, per noi forse anche la nostra gioventù, perché quando eravamo la vostra età il centro era il punto di incontro dove si veniva a fare la vasca, ci si incontrava, ci si scontrava a volte, no? Anche dal punto di vista politico. È ovvio che quindi vedere oggi questo centro che sta un pochino andando alla deriva mi dispiace, soprattutto a chi l'ha visto in condizioni ben migliori che di oggi. Quindi è necessita di essere rivitalizzato, rimesso un pochino in ordine. Come fare? Perché poi il problema è quello, cosa fare, ma soprattutto come fare. Io ho detto prima volta, e l'ho ripeto anche in questa sede, che come sindaco non ho e non voglio avere la presunzione di essere io a dire come va fatto, come va rivitalizzato, cosa bisogna fare. Ma perché questo? Perché con Lega Nord noi crediamo che le decisioni, il potere decisionale deve venire non dal cercato dall'alto, come ha fatto fino ad oggi la Giunta, che è lei che dispensa urbi e torbi, no? Le varie soluzioni, ma deve essere invece una soluzione che viene dal basso, cioè dalla gente, tramite l'associazionismo, tramite i comitati, ma soprattutto tramite quello che è il punto di incontro tra il cittadino e l'istituzione, cioè il comune, che è l'organo più basso, sostanziale, che è la circoscrizione. Quindi noi diciamo, io vedo, almeno se io sarò sindaco,
non mi vedo quello che dovrà dire, si fa così, si fa così, ma mi vedo più come un esecutore di quello che saranno le decisioni che prenderanno i cittadini in cambio di situazione. Quindi il che fare, ripeto, dovrà venire da voi, insomma, da chi vive la città, da chi lo frequenta, dai commercianti, dai residenti, che tramite appunto l'organo della situazione proporranno le soluzioni, proporranno dove fare i punti di incontro, cioè il che fare. Io come sindaco mi impegno a portare a termine quello che i cittadini mi imporranno. Certo che così non si può andare avanti, perché il centro storico sta perdendo quello che è la sua identità e ha bisogno assolutamente di essere, ed è urgente che venga fatto al più presto, perché nel giro di pochi anni dopo il processo diventerà secondo me irreversibile. Già adesso faremo fatica a rimetterlo a punto. Tenete presente che una cosa che dal polso della situazione ci si lamenta che il centro non è un punto di aggregazione. Pensate che quel bellissimo appuntamento che tutti gli anni, quello di Gnac, non so se qualcuno di voi lo segue o lo conosce, che attira in città giovani, meno giovani, insomma, per queste partite di basket che vengono in questo torneo, quest'anno non sarà fatto perché l'amministrazione comunale non è riuscita a mettere insieme il basket insieme a uno spettacolo che c'è in più o meno, quindi ha preferito sacrificare un appuntamento di questo tipo ormai storico, tradizionale, che si svolge più serate, per dare spazio a uno spettacolo teatrale che sinceramente interesserà se non 10 persone. Quindi questa è la situazione della nostra amministrazione. Ovviamente con la Lega Nord queste cose non succederanno e le cose cambieranno ulteriormente. Io, buonasera a tutti, esprimo ringraziamento per l'invito e anche apprezzamento per questa vostra iniziativa, che è una vera e propria iniziativa nata dal basso, di autogestione. Io sono contento di vedere che a Reggio Emilia ci sono dei reggiani giovani che si muovono e si danno da fare indipendentemente da quelle che possono essere le indicazioni dell'amministratore, perché una delle cose che va messa in evidenza è come troppe volte le iniziative giovanili a Reggio Emilia in passato, tuttora nel presente, sono sempre state un po' controllate, pilotate, seguite con un certo interesse e non in modo disinteressato dall'amministrazione comunale. Per cui ben venga un dinamismo giovanile, ed è una forza, una propulsione che è tipica di chi è giovane, che va quindi valorizzata, e dovrebbe essere la caratteristica, secondo me, della prossima amministrazione comunale, che noi ci auguriamo come Forza Italia UDC sia di centrodestra, cioè una caratteristica che lascia libertà ai giovani di muoversi e di chiedere, sulla scorta delle loro proposte, spazi, finanziamenti, impegni da parte della giunta comunale. Sul centro storico bisogna sempre aver presente che la diagnosi ormai è condivisa da tutti i sei candidati sindaci, cioè il centro storico ha bisogno di essere rivalutato, rivitalizzato. Però dico ai candidati che si presentano fra il centro-sinistra, in questo caso è solo Del Rio, che la colpa, la responsabilità di questa situazione di un centro storico che non è più frequentato, amato e goduto dai reggiani, è delle giunte passate di sinistra prima e di centro-sinistra oggi. Per cui ci tenevo a dire anche ai giovani, se oggi ci troviamo in una situazione in cui tutti i cittadini reggiani lamentano la desertificazione, il coprifuoco a Reggio Emilia, la città che si è imbruttita, la città che è diventata anche più sporca, io sono convinto che ci siano anche questi aspetti, la responsabilità è del centro-sinistra. Noi che ci poniamo in alternativa ci proponiamo, ecco, di correggere e di cambiare questa situazione. Come? Ad esempio anche chiedevate cose concrete. Allora, ci vogliono molte più iniziative e avvenimenti di natura culturale, di natura ludica, di natura sportiva dentro la città. Allora l'impegno può essere questo, ma c'è un di più. Per esempio, nella prospettiva del recupero di Palazzo Musetti, no? Perché poi servono anche gli spazi fisici da trovare,
probabilmente la proprietà privata dovrà entrare in sinergia con la proprietà privata dell'imprenditore Montipò, dovrà entrare in sinergia con l'amministrazione locale e a quel punto io, qualora fossi eletto sindaco, lascerei degli spazi di quel palazzo, un palazzo centrale, un palazzo storico, a disposizione dei giovani in una, per una politica dei giovani. Quindi ha ragione anche forse, adesso qui non siamo in grado di descrivere al 100% l'intervento preciso, ma l'indicazione è quella. L'indicazione è che dentro agli assessori nuovi, che per noi rimangono 8, non vanno oltre, non devono andare oltre anche per risparmiare, perché se risparmiamo centinaia di milioni li possiamo utilizzare anche per le politiche giovanili, ma negli 8 assessori c'è adesso un assessorato dedicato alle politiche giovanili, frequentato, gestito questo assessorato da giovani, non da gente come sottoscritto, che ai ragazzi giovani, figlioli giovani, non è più giovane, ma sente lo spirito giovanile e soprattutto avverto che un fattore estremamente trascurato anche per il centro storico è proprio il fattore dello sport minore, dello sport giovanile. Quindi, ripristinando un utilizzo più pieno del palazzetto dello sport, utilizzando anche le piazze ai fini dello sport, e su questo aspetto anch'io denuncio la cecità di questa giunta che dopo 24 anni non dà il permesso per fare il torneo Gnacchia, che è uno dei pochi momenti, a proposito del centro storico, di vivacità del centro storico, e non va dimenticato che non ci sono solo gli Amarcò che giocano al basket, ma il torneo di Gnacchia è anche un settore giovanile, per cui viviamo sul concreto, diamo delle risposte concrete, perché i giovani amano, oltre che l'idealità, anche avere dei riscontri pratici alle loro esigenze che noi in buona parte condividiamo. Buonasera. Innanzitutto il discorso sul centro storico credo che vada impostato come parte della città fondamentale, e qui oggettivamente vi sono le radici di tutta la nostra comunità, il quale però negli ultimi anni, direi negli ultimi 10-15 anni soprattutto, per una serie di scelte politiche ha subito una perdita di ruolo. Si è cominciato sugli anni in periferia, quelli che erano molti uffici pubblici importanti, si è proseguito con la politica commerciale dei grandi centri commerciali lungo gli assi attrezzati, comunque sempre in periferia, si è poi proseguito togliendo servizi essenziali come sono quelli utili per la frequentazione, ossia con parcheggi non sempre comodi. Ad esempio io cito il fatto che la caserma Zucchi, l'unico grande spazio che era stato dedicato per la possibilità di parcheggio a tempo, come avviene in tutte le città dove il centro storico vive, si vede a Parma con i parcheggi sotterranei della Pilota e altro, è stato invece ripristinato col parchimetro, e questo in genere una serie di problemi reali. Da un piccolo provvedimento apparentemente scatenano dei provvedimenti molto seri, soprattutto per la tenuta del commercio in centro storico. Molti commercianti mi hanno riferito, e io ho portato questa loro preoccupazione al Consiglio Comunale con una mozione che è stata bocciata dal centro-sinistra, che è ristabilire il pagamento a tempo del parcheggio della caserma Zucchi avrebbe per loro rappresentato un beneficio. Per quale motivo? Molte vendite, purtroppo, in molti negozi non si fanno per il semplice motivo che il cliente che viene in centro storico ha paura della multa, ha paura che scada il tempo, e perché se scade il tempo ci sono 5 accertatori del traffico alla caserma Zucchi che combinano delle multe pesantissime. Quindi per la giunta che vuol far cassa è molto più comodo e meno oneroso, con il loro principio, mettere 5 persone a controllare quando scade il tempo piuttosto che mantenerne una in un gabbiotto che provvedeva al pagamento. Questo è un esempio concreto però di come si fa un rilancio storico. Allora il punto essenziale qual è alla fine di questo mio ragionamento? È che il centro storico deve tornare ad avere le medesime opportunità nelle altre parti della città. Medesime perlomeno, che ne dovrebbe sicuramente avere di più.
Il centro storico, a mio giudizio, è il luogo privilegiato per realizzare, dove hanno sede tra l'altro anche importanti enti culturali, città e teatri, la Fondazione Magnani, abbiamo musei, però queste cose non vengono vissute sino a quando non viene la possibilità da parte dei cittadini di poterlo vivere. Allora, una serie di iniziative possono essere lasciate alla libera iniziativa dei commercianti, realizzando una isola pedonale limitata, ma oggettivamente fruibile. Noi abbiamo fatto una proposta nel programma, chiudiamo da Piazza Gioberti alla Via Emilia con l'intersezione per Via Roma, totalmente area pedonale, così come le piazze, si dia la possibilità ai commercianti di utilizzare anche durante l'inverno il plateatico e rendere quindi quest'asta della Via Emilia il vero boulevard della città. In più si sia meno fiscali con i ragazzi che usano lo scooter, perché ci hanno invitato per anni a lasciare a casa le auto con la scusa che ci avrebbero realizzato dei servizi tipo car sharing, poi il finanziamento del Ministero è arrivato, però il provvedimento non è stato realizzato dalla Giunta. E poi anche per venire con gli scooter in centro storico, questo è un altro problema molto serio. Quindi riprendiamo anche, facciamo riprendere ai nostri ragazzi non l'abitudine di andare a passare il tempo con gli amici nei bar dei centri commerciali, perché quando eravamo ragazzi noi la vita, lo diceva anche Gabriele, veniva lungo l'asta della Via Emilia, le prove erano accessibili e il movimento c'era, così come avviene ancora oggi a Parma, in altre città dell'Emilia, perché non ci sono quelle limitazioni. Allora bisogna ovviamente avere una cultura dell'apertura. I problemi dei giovani. Parlare dei giovani in generale secondo me è un errore. Noi abbiamo varie categorie di giovani, non solo a seconda della fascia di età, ma io direi anche a seconda delle problematiche. Una cosa che può accomunare però tutti i giovani è la volontà di affermarsi. Affermarsi non vuol dire concepire una cultura dell'arrivismo, vuol dire vedere valorizzato anche dall'ente pubblico quelle che sono le proprie pulsioni. Allora vi è chi chiede maggiore spazio a livello culturale, vi è chi chiede un sostegno, come capita ai giovani imprenditori, per favorire quello che è il passaggio generazionale, soprattutto nelle piccole e medie imprese, tra le vecchie e le nuove generazioni, perché questo è un problema di carattere sociale ma anche economico per la città. Quindi noi siamo per la politica delle opportunità rispetto al ci può creare un assessorato, sta bene, ma bisognerebbe almeno che nascesse la sensibilità nei confronti, si percepisse che il mondo giovanile vuole essere protagonista, oggi è ai margini. Quindi se io fossi sindaco sicuramente adotterei una linea d'azione, soprattutto un atteggiamento mentale di questo tipo, un'apertura massima per recepire quelle che sono le istanze. È inutile fare programmi a tavolino, pensare in anticipo ciò di cui i giovani hanno bisogno. Innanzitutto i giovani hanno bisogno di essere ascoltati, riprendiamo ad ascoltare. Intanto vorrei complimentarmi con voi che avete fatto questa iniziativa, che credo che sia un'iniziativa che risvegli un po' anche la città e anche il centro storico, in particolare attiva anche dei giovani attorno al processo. Io vorrei un attimo perdere due minuti sul centro storico. Cioè, il centro storico è, l'abbiamo detto al nostro programma, è un po', dovrebbe essere il cuore di una città. Cioè, una città anonima è quella che ha un centro storico, una città vera invece è quella che ha un centro storico pulsante, che ha, direi che è il motore della stessa città nel suo contesto, collegate con i vari quartieri, con le varie circoscrizioni. Reggio quindi, se vuole valorizzare il centro storico, deve portarlo a questo livello. Come si fa? Il primo punto è di pensare che tipo di abitazioni, che tipo di cittadini devono avere in centro storico. Allora, uno dei disegni che abbiamo provato in passato, che abbiamo portato avanti in passato, che non si è proprio completato, è quello di farne un centro prima di tutto per giovani e per studenti universitari, quindi quello di insediare l'Università Reggio Emilia e quindi a Casal Marzucchi. L'altro punto che bisogna fare è dei college, e i college vanno fatti pure in centro storico, non nel campus all'esterno, perché il college vuol dire portare studenti da altre città. Cioè, ha bisogno un centro storico per essere valorizzato, di attirare non solo i cittadini di Reggio o farli star meglio, già che attiri anche i giovani che vengono da altre città o gente che viene da città fuori, se vogliamo valorizzarlo. Allora questo deve fare dei college, deve trovare eventualmente accordi anche con la Puglia, ma bisogna per forza realizzare almeno un college di centro storico.
dove giovani studenti, ricercatori e docenti universitari possano venire da altre città e quindi vi danno un contributo a diventare un po' un acceleratore, un moltiplicatore del centro storico. Perché? Perché studenti, universitari in particolare, sollecitano il cambiamento di gestione dei negozi, il cambiamento di gestione dei bar, il cambiamento di gestione delle librerie. Abbiamo bisogno di creare librerie diverse, copiando da altre città, di Dublino. Librerie che abbiano, oltre che vendere libri, per avere tutto il valore dei bar, dei luoghi di incontro. Poi bisogna riorganizzare il centro attraverso due soluzioni. Una, noi abbiamo detto che tutto vale per l'ordinatore. C'è una città che deve far collare un centro storico che ha perso il suo fascino, il suo prestigio, ha bisogno di una persona che dedichi a pieno tempo sul centro storico. E quindi occorre, oltre alle istituzioni che esistono, la circoscrizione, il comune, ci vuole una figura che coordina diverse energie che esiste nel centro storico per farla decollare. Energie sono energie di natura culturale, di natura ludica e anche di natura commerciale, cercando di recepire i messaggi, le esigenze e anche di promuovere. Ecco, io sono dell'avviso che un'istituzione pubblica non è solo un'istituzione che ascolta, non è che porta anche delle idee, ma diventa ascoltare, purtroppo se scuole più troppo quindi di fermare, perché poi esistono conflitti di interesse, bisogna avere anche qualche idea innovativa. Allora uno dei punti di innovazione è di valorizzare quello che c'è. Stiamo parlando intanto a livello culturale e istituzionale. Noi abbiamo alcune scuole di prestigio nel nostro storico, a parte l'università. Abbiamo il PERI. Non abbiamo un locale a disposizione dei giovani del PERI che intendono in qualche modo esercitarsi. Bisogna che noi creiamo dei locali. Io ho studiato un po' all'estero, dopo Oxford. Ogni chiesa di sera dalle 6 alle 8 c'è un cartello e dentro ci sono tre giovani che attrippellano. Noi dobbiamo, e vuol dire poi creare interesse, vuol dire creare motivazione. E quindi il primo punto è di ricreare questo tipo di clima. Nel nostro programma parliamo di creare un centro storico alla Casa del Mago, per ad esempio la chiesa che c'è in via, adesso la chiesetta che c'è in via, adesso mi sfugge il nome, tra via Tosti e via San Carlo, via di San Carlo, già anni fa ne pensavamo, era una chiesa tipica per metterci dentro un burattinaio. Fa lo spettacolo il sabato, come fa a Parigi, non solo cinque, cioè di Parigi, con forse i pubblici fatti dal comune, per metterci un ordinario, il suo azzetti vicino, in modo che alla fine del sabato il giovane, il bambino meno, possa venire a Reggio Emilia perché trovano un elemento di interesse. Noi ne avevamo uno grandissimo che è dovuto andarsi a isolare a Bagnoli Piano perché aveva trovato solo l'ospitale di Bagnoli Piano con la fondazione. L'altro punto è di risvegliare la nostra storia. La nostra storia non si risveglia in centro storico facendo qualche piccola fiera lungo via Roma, con tutto rispetto, o eventualmente della Chiara, ripetendo in modo sempre più in basso quello che si faceva 100 anni fa, ma cercando di motivare alcune manifestazioni storiche di grande prestigio. Reggio non è vero nella sua storia, città che ha una storia importante come le altre città. Però noi dobbiamo organizzare queste manifestazioni valorizzandole. C'è un quadro bellissimo al Mauriziano che rappresenta la battaglia dei Roberti e di un'altra famiglia che sono scontrati proprio in piazza Prampolini per colpa di un incidente avvenuto fra due giovani, che alla fine si è concluso con un matrimonio fra il figlio di una famiglia con il figlio dell'altra. Bene, rimettiamo in sesto, la sera chiudiamo le vie per fare insieme baldoria e festa. Facciamo tipo di manifestazioni che attirano gente non solo da San Rigo o eventualmente da Cranigo abito io, ma gente che venga da Varese, che venga da Milano, venga altrove perché a Reggio c'è qualche fatto interessante. Allora, creando questo tipo di diversità culturale del centro storico, lo storico diventa effettivamente un centro di valorizzazione anche di cultura, diventa anche un centro che pian piano viene stimolato, si aiuta l'urbanistica a cambiare, bisogna sicuramente chiudere una parte del storico, ma chiudere decisamente, non dico chiudere anche i motorini, trovando un accordo con i commercianti per i rifornimenti dei prodotti che devono avere. Allora la città non diventa una miscela mista, solo un po' di macchine, un po' di gente, un po' di tutto e quindi non è città, diventa in questo caso praticamente città. Però credo che il discorso, che ho finito, non sia isolabile solo nel centro storico. Cioè una città vive se vive il centro storico e si vivono tutte le varie circoscrizioni che sono attorno. Quindi ognuno deve avere la sua sufficiente autonomia e collegate tra di loro attraverso una struttura che viene. Allora Reggio si può imparare da una città, altrimenti non si può. E per esempio, copiare. Quando noi abbiamo parlato sul progetto di fare un circuito europeo di città europee, lo volevamo fare perché volevamo fare questo circuito per confrontarci.
per, avere, per capire anche gli altri come fanno. Io ho avuto alcuni amici che sono all'età proprio di recente, da cittadina di Strasburgo, anche come Reggio, ha un centro storico bellissimo. E là esistono tante estremitarie come questo Reggio, anzi la percentuale è ben maggiore, però la città pulsa non di poveri, non di disperati, come purtroppo avviene quando i centri storici non vengono bidati, alla fine diventano Bronx. Invece pulsano di giovani, pulsano di una vivacità notevole, c'è un interesse a andare in quell'ambiente perché lì i negozi cambiano. Bisogna studiare il look, perché cosa dico il look? Cioè quando noi diamo un'immagine a città, dobbiamo darlo possibilmente in un certo modo. Sono andato a Parigi, non è vero che un bar a Parigi può essere rosso, bianco o blu. Le tende dei bar a Parigi sono rosse, sono verdi, non possono essere di colore. E quando uno viene da Parigi, come pensava Van Gogh, ha in mente i colori che sono i colori dei bar o dei bistrot di Parigi. E allora Reggio per studiare un look in quel modo, in modo che alla fine, stimolando tutti i vari commercianti e ristoratori, in modo che alla fine c'è un certo stile, c'è una certa immagine. Creando questo stile, questa immagine, cambiando le norme urbanistiche, le norme edilizie, sicuramente pian piano la città si muove. Però il centro storico deve essere anche la sede di piccole iniziative economiche. Cioè deve svilupparsi un formicaio di futuro, giovani e meno giovani, qualche piccola casa editrice, qualche... Però il meccanismo vero sta se c'è un impulso in un certo tempo. O questo impulso forse a Reggio riuscirà ad acquistare quello spessore, quella fisionomia che le necessita. Non è sufficiente avere i teatri o avere l'Ariosto, poi casomai funzionano così per voglio dire. Bisogna creare un sistema per una città di questo storico. Questo sistema credo che lo potremo fare e anche con successo perché poi i reggiani e gente che partecipa con noi. Come solo coinvolgere un po' più di avere. Grazie. Bene, buonasera, anche io saluto con piacere l'invito che ci avete fatto e anche. Anch'io assolutamente, come dire, sono stupito e interessato da quello che sta facendo il citofono, è una cosa che sicuramente va aiutata, favorita, come tutte le iniziative che vengono dal basso. Io, a differenza dei miei colleghi, non penso che il centro storico sia defunto, penso che il centro storico abbia una cura importante, forte, immediata, ma che questa cura importante, forte e immediata sia possibile solo perché è stato fatto già una parte di lavoro molto rilevante. E mi riferisco in particolare al fatto che noi abbiamo in questo momento a disposizione del centro storico alcuni contenitori importantissimi che alcuni anni fa non c'erano, recuperati, destinati dalla bellezza del teatro municipale affacciata al sistema dei teatri, alla prossima apertura della Zucchi, ai chiostri di San Domenico, al museo che avrà dentro una caffetteria, alle ipotesi che si possono fare intorno ad altri contenitori come i chiostri di San Pietro. Ecco, allora io credo che, per onestà, insomma, il lavoro che è stato fatto è un lavoro che consente oggi di trasformare questo lavoro sui contenitori in un lavoro di animazione più diffusa, più quotidiana, di cultura di medio livello, dove il protagonismo dei cittadini reggiani si può esprimere insieme ai grandi eventi come Reggio Emilia Dance Festival, come sono altri eventi, ma ci vogliono anche eventi in cui sono protagonisti cittadini. Io vedo con grande piacere e interesse, per esempio, il fatto che via Roma è stata recuperata dall'iniziativa dell'associazione Popol Just, e vedo con piacere che la Commercio ha organizzato queste giornate, cioè mi sembra che il protagonismo e l'animazione della città stia migliorando, stiamo andando in una direzione importante. C'è bisogno però di un programma strategico su questo, perché i problemi ci sono. Ci sono i problemi relativi ai parcheggi, ci sono i problemi relativi appunto all'offerta culturale, ci sono i problemi relativi ai tempi di vita e di lavoro dei commercianti, quindi abbiamo bisogno di fare una pianificazione, un programma strategico per il centro storico. Come si fa? Credo che si possa fare come hanno fatto altre città, cioè di fare un progetto di pianificazione strategica, mettere intorno un tavolo, anche Roma lo ha fatto anche altre città italiane, intorno un tavolo dei principali protagonisti della vita cittadina, dai teatri, all'università, ai commercianti, ai cittadini, alle associazioni di volontariato, mettere intorno un tavolo e cominciare a ragionare delle priorità del centro storico, sapendo che alcune direttrici sono già, come dire, scelte, stabilite, perché sono direttrici obbligate per tutti i centri storici. Per esempio la penalizzazione è una direttrice obbligata, poi
poi si dovrà ragionare con i cittadini, con i commercianti, di quanto questa pedonalizzazione sia rigida o modulare. Potrebbe essere, per esempio, modulare di sera, con dei percorsi illuminati, stabiliti e sicuri da questi parcheggi limitrofi alla città fino in centro, per fare l'esempio della pedonalizzazione. Poi certamente l'altro elemento importante è la ripresentazione dei grandi spazi aperti della città. La piazza dei teatri, che comprende appunto il teatro della Cavallerizza e il teatro Ariosto, e i giardini vanno progettati come un tutt'uno per recuperare appunto una bellezza e una vivibilità di questi spazi che oggi è ancora un po' preclusa. Vanno visti tutti i problemi relativi alla rete urbana. Esiste un regolamento edilizio non europeo ma della regione Emilia-Romagna che affronta il tema dell'omogeneità della rete urbana, non c'è più di andare tanto lontano, e qui a casa nostra si tratta di recepire il regolamento edilizio. E poi la grande sfida è riportare in centro storico l'abitazione. Per questo bisogna fare immediatamente un censimento degli alloggi sfitti e a coloro che affittano, a studenti, a giovani coppie, a persone che intendono abitare in centro storico, proporre degli incentivi, degli sgravi fiscali in maniera da incentivare le ristrutturazioni e l'affitto in centro storico. Attraverso l'abitazione degli studenti, come in tutte le città universitarie, avremo anche una maggiore animazione e quindi una ripresa di quell'attività pulsante dal basso che è un'attività che tutti auspichiamo. Oggi io passeggiavo, faccio normalmente al mattino per il centro e ho visto che appunto questa bellissima mostra di Guerzoni nell'angolo del Broletto già restituisce a un angolo della città che molti non erano abituati ad apprezzare, dà una bellezza che direi veramente notevole. Quindi bastano a volte delle iniziative che già sono in corso, che già sono state fatte, è bastata l'apertura serale della biblioteca per rioccupare gli spazi. Credo quindi che abbiamo tutti gli elementi per i primi giorni di impostare un lavoro molto intenso che permetterà al centro storico di ritrovare, io non credo che sia scopo di tutto, ma di ritrovare la godibilità da parte dei cittadini, quella godibilità che la nostra città non ha da invidiare, la bellezza del nostro centro storico non ha niente da invidiare a quella di altre città. E io voglio chiedere una cosa, approfitto del fatto che ho il microfono, io l'ho sentita dire in diversi dibattiti, responsabilizziamo i giovani, cioè non solo facciamoci chiedere ma chiediamo delle cose anche a loro. Responsabilizzare, qualcuno qua diceva prima assessorate le politiche giovanili, sarà fatto, ci sarà. Ma noi su questo non siamo convinti che sia la politica di settore, certamente un punto di responsabilità politica precisa aiuta quando c'è da mettere insieme diversi attori e da fare una politica strategica come è successo storico. Noi abbiamo detto che faremo un assessorato alla città storica perché volendo fare questo programma strategico per il centro storico ci vuole qualcuno che coordini, che dia sintesi, che dia efficacia agli interventi. Sul tema dell'assessorato alle politiche giovanili, guardate, il tema è un tema abbastanza difficile da capire se quello è lo strumento giusto. La cosa importante è invece che i giovani siano non solo ascoltati ma siano protagonisti della nuova stagione di Reggio Emilia. Cioè le politiche non si fanno per i giovani. Io, i giovani mi frequento regolarmente perché in casa mia ce ne girano tanti, allora le politiche non si fanno per i giovani, si fanno con i giovani, noi abbiamo scritto il nostro programma insieme ai giovani. I giovani hanno chiesto una carta giovani culturale, una carta giovani per l'accesso scontato ai teatri, anche lì ricordo che l'iniziativa di Abado e dei teatri di portare più giovani al municipale ha avuto un grande successo, anche in un segno di vitalità. I giovani hanno chiesto una carta giovani per poter, come dire, avere accesso alle iniziative culturali, alle librerie, ai teatri, così via, scontati. Noi siamo stati d'accordo, chiediamo anche che loro però contestualmente diano un impegno, se c'è bisogno di accompagnare dei bambini o degli studenti, c'è un laureando in architettura che ha studiato la prima architettura del Novecento, che si prenda anche lui un impegno per accompagnare una scolaresca a vedere l'architettura del primo Novecento che circa un migliaio di Reggio Emilia, che è all'interno di Reggio Emilia. È un modo per, come dire, do e ricevo, non è solo un ricevere, è un modo per dire abbiamo fiducia in voi, costruiamo insieme a voi. Tornando all'assessorato, Bandi, invece adesso quasi sì. Io penso che invece investiremo molto, quindi anche assessorato, spiego meglio perché. Perché secondo me per avere una città migliore bisogna investire sui giovani. Cioè è meglio avere un palazzo brutto ma avere una classe giovane sulla quale motivata. E per questo quindi non solo assessorato ma dovremmo fare qualcosa in più, quindi abbiamo fatto alcune proposte,
abbiamo pensato di costruire una fondazione per i giovani artisti, una fondazione che aiuti i giovani artisti, perché vogliamo valorizzarli, quando abbiamo capito che alla fine molti di questi dalla città non la sentono come madre, ma devono invece fermarsi a Torino. L'altro motivo ancora è che noi vorremmo sollecitare iniziative come la vostra, dove i giovani si autogestiscono. E l'ultimo, una consulta. Cioè, per evitare alla fine che si formino organi burocratici istituzionali, che alla fine ognuno crede di rappresentare o rappresenta un'istituzione politica e quindi non può essere parlare ai giovani, noi vorremmo fare una consulta anche a sorteggio, sempre fra i giovani, che affiancasse periodicamente lo stesso assessorato per dare idee e suggerimenti e anche iniziative. Questo è decisivo, cioè in modo che il giovane si senta responsabilizzato, partecipe e possibilmente possa anche autogestirsi. Questo è un punto di forza per far crescere dei giovani. Un'ultima ancora dello scolato legato al volontariato. Lui mi ha proposto nel documento che i giovani che accettano di svolgere un certo servizio di volontariato, mi ha chiamato servizio civile, ma sappiamo che non c'è più volontariato con un servizio, questi hanno diritto di avere un documento e se la prova è precisa, questi avranno una priorità nell'ambito di eventuali assunzioni del volontariato, in modo da poter invogliare i giovani a impegnarsi più fortemente nel settore, un settore decisivo per la città, in modo da coinvolgere tutti i giovani attraverso questo processo di coinvolgimento e di crescita sulla città. Il servizio civile c'è. Allora parliamo del servizio civile dei giovani che occupano il settore, c'è. Settore civile per aiutare totalmente il volontariato, quindi applicando su questo settore, questo lo daremo attraverso un libro per attestare il servizio degli elementi di priorità sulle future assunzioni. Sì. Ah, volevo fare una domanda. Faccio una domanda agli esponenti del centrodestra che ci sono stasera. I giovani hanno bisogno di cultura, hanno bisogno di divertirsi, hanno bisogno di luoghi di reazione. I giovani però hanno bisogno anche di case a basso costo, hanno bisogno di essere aiutati anche dal punto di vista economico per essere indipendenti. Da questo punto di vista cosa si può fare? Queste non sono politiche che può attuare solo leggi locali, ma l'ente locale può contribuire, credo, da questo punto di vista. Noi abbiamo innanzitutto proposto dei contributi, così come viene a livello nazionale, dei contributi alla natalità, perché uno degli argomenti è quello di farsi una famiglia, comunque di decidere di uscire di casa e farsi una vita nuova. Colui con cui si condivide una storia d'amore, una storia sentimentale, quindi noi crediamo che questo sia un punto di vicinanza. Però quando la famiglia è costituita anche da giovani coppie, tante volte se non ha il sostegno dei nonni che sono in salute, rimane un po' piazzata, perché ne abbiamo quindi il problema esteso dei servizi da prendere in considerazione. Quello degli asili nido è prioritario. Attualmente a Reggio sono ancora troppo lunghe le liste d'attesa per le famiglie giovani o non giovani che stanno aspettando di poter mettere i propri figli negli asili pubblici nel comune. Quindi secondo me sarebbe opportuno allargare l'offerta con degli asili interaziendali o con delle convenzioni con istituti privati che sul nostro territorio ci sono, ma che il comune non ha mai voluto valorizzare né prendere in considerazione come opportunità. Quindi una rete complessiva di servizi da fornire ai giovani, io mi permetterei di dire che bisognerebbe aiutare anche i giovani con dei finanziamenti specifici, però con un taglio diverso da quanto era stato fatto in passato, per favorire l'imprenditorialità, per favorire quelle che sono le pulsioni anche dal punto di vista economico, perché attraverso questo strumento poi anche tutte le altre situazioni, quelle del costo della casa, dei servizi per i propri figli possono avere una soluzione differente. Quindi più che un assessorato di un vecchio tipo Topi, come ce n'era negli anni 80, che stabilivano in modo astratto quelle che potevano essere le politiche giovanili, più che un assessorato giovanile, io istituirei un assessorato alle opportunità giovanili, sul filone di quello che dicevo nel primo intervento. I giovani non sono una massa omogenea, i giovani rappresentano delle ricchezze diversificate.
quindi dovrebbe cercare di cogliere nelle loro essenze particolari. Sì, è una domanda che mi piace in modo particolare, perché c'è la tendenza quando si parla di giovani di limitarci appunto alla cultura, allo studio, cose encomiabili, però poi escono fuori anche per i giovani problemi concreti, quindi politiche per la famiglia delle coppie giovani, ma anche politiche per l'avviamento al lavoro. Diciamo. Il centrodestra sotto questo aspetto ha promosso e legiferato in modo più mirato attraverso la legge Biagi, appunto tale che si è messo in moto una serie di vantaggi per arrivare alle prime occupazioni. È vero che sono casomai, a differenza del passato, lavori temporanei, lavori più flessibili, non lavori precari, perché si tende anche a raccontare delle storie e in questi dibattiti serve a dire anche voi giovani che l'informazione non sempre è lineare e corretta, vale a dire la legge Biagi, la legge 230 non dice e non avvia e non teorizza la precarizzazione del posto di lavoro, teorizza e applica la flessibilità sul posto di lavoro, al punto tale che siccome io un po' la materia la conosco perché sono stato 9 anni segretario generale della CISL, la legge Biagi si inserisce ed è la contiguità del famoso pacchetto 3 del centro-sinistra quando per la prima volta si introdussero elementi di flessibilità. Non è neppure casuale che oggi il governo Berlusconi, piaccia o no al centro-sinistra, mette sul piatto che sull'occupazione, anche quella giovanile, ci sono indici di crescita. Cioè noi abbiamo raggiunto ormai l'8,5% e basta di disoccupazione e allora siamo già a livello europeo, mentre prima con altri governi avevamo una disoccupazione ben più alta. Voglio anche dire che la stessa riforma delle pensioni è finalizzata anche a creare e liberare energie per favorire i giovani, senza con questo arrivare a condividere con chi polemicamente metteva in conflitto le due generazioni, no? I giovani e i pensionati e i lavoratori. L'ultima cosa, per quanto riguarda la difficoltà delle case in affitto, insomma, che siano sposate o non siano sposate, ragazzi, eccetera, eccetera, ci sarebbe una prima osservazione di natura, chiamiamola esistenziale, dei giovani, che è stata appena analizzata dai giovani industriali, dai giovani imprenditori. Il dato demografico dei figli che escono tardi da casa, e quindi il primo problema, secondo l'offerta delle case in affitto da parte degli enti locali pubblici o dell'ACER, l'azienda casa Emilia Romagna, che è ancora un'offerta insufficiente, bisogna recuperare, in questo caso sì, sia a livello nazionale che a livello regionale che a livello provinciale, una capacità di mettere sul mercato dell'affitto molte più abitazioni di quanto non sia possibile. Su questo problema a casa io vorrei chiedere, siamo in luce che fosse, perché prima si è parlato anche di questa via Roma, che è una delle vie che sono più interessate al fenomeno dell'immigrazione. Quello della casa è un fenomeno che interessa anche gli immigrati, perché gli studenti e gli immigrati sono tra le fasce che pagano di più di affitto e diciamo vivono nelle condizioni un po' peggiori, si può dire. Ecco, per questo, da questo punto di vista, sia per i giovani dal punto di vista del welfare della casa, questa cosa sia dal punto di vista dell'immigrazione, quanto riguarda le abitazioni, cioè, per quanto riguarda la politica della casa verso gli immigrati. Guardate, io sono dell'idea che lascio il figlio, no? No, no, non è boicottaggio, non è boicottaggio. No, guardate, il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che tutti dicono è molto complesso ed è anche ormai ineludibile, insomma. Certo che però, come Lega Nord, abbiamo una posizione precisa, che certamente è quella di favorire i residenti, quelli che sono qui
che hanno avuto i genitori che hanno pagato fior di tasse per tanti anni per fare quelle famose case popolari che diceva prima ancora, hanno usato i soldi dei nostri genitori. Oggi è giusto che i nostri genitori vedano il loro sacrificio investito sui loro figli. Quindi la precedenza noi vogliamo che venga fatta ai residenti. E quindi questo che anche coerentemente io stavo a fare il Presidente del Regolamento sulla scienza dei casi popolari, ho chiesto un maggior punteggio per i residenti e questo farò quando se diventerò sindaco. Poi è ovvio che anche, questo vuol dire che gli immigrati devono essere lasciati sotto a un ponte, anche già molti lo fanno, attenzione. Però certamente non sacrificherò un reggiano per un immigrato, questo non ci piove, mi spiace però se, anche perché ritengo che chi più ha dato è giusto che oggi riceva, non che l'ultimo arrivato gli passi davanti, questo non ci piove. Sì, velocemente però anche con una sottolineatura che mi sta particolarmente a cuore su un concetto che un po' forse si è perso, anche se in qualche modo ha aleggiato in parecchi interventi. Ma sul tema della casa credo non ci sono da parte nostra discriminazioni nei confronti di nessuno, è un tema quello di trovare case in affitto in questa città, un tema serio che gli amministratori uscenti non hanno affrontato in modo serio, ora è un'emergenza, in questa città si è fatto solo della speculazione edilizia e si è fatta cementificazione selvaggia e non si è fatta invece una politica seria della casa e quindi assistiamo tutti a una situazione direi d'emergenza sotto questo profilo. Credo sul problema specifico degli extracomunitari, ma questo vale anche per lavoratori pendolari o comunque nel complesso per i lavoratori della nostra città, credo che bisognerebbe coinvolgere anche gli imprenditori, cioè coloro che in qualche modo offrono un'opportunità a costoro, un'opportunità di lavoro e che del lavoro di costoro si avvantaggiano, credo che potrebbero giocare un ruolo, come succede nel Veneto, come succede in altre realtà in Lombardia, dove assieme in un tavolo di progettazione e programmazione l'ente locale, gli imprenditori, le associazioni sindacali trovano il modo di in qualche modo trovare anche delle garanzie per l'individuazione e ci sono anche garanzie di tipo fideiussorio per quanto riguarda il pagamento degli affitti e canoni convenzionali. Un tema che mi sta particolarmente a cuore, che in qualche modo ha alleggiato, è il tema dell'adolescenza. Io credo che questa sia un'emergenza. Io credo che la fascia d'età che va dai 14 ai 20 anni sia un'età a rischio, sia un'età sostanzialmente scoperta, di cui i nostri amministratori poco si occupano, tutti siamo un po' occupati a parlare di nidi e scuole materne, di asili più belli del mondo e nessuno contesta punti d'eccellenza in questa materia, oppure giustamente a fare interventi sul welfare, in particolare per gli anziani. Io credo che ci sia invece, ci debba essere una particolare attenzione per questa fascia d'età che oggi come oggi trova, io credo, solo una risposta adeguata negli oratori e nelle parrocchie, le quali accolgono, io credo, con grande generosità e senza chiedere mai a nessuno da dove viene o che cosa vuol fare, ma in questo modo assolvono non solamente un principio, direi, cristiano, ma comunque svolgono un grande servizio civile perché offrono un'opportunità di incontro a giovani che la pensano in modo diverso, oppure le attività del volontariato, penso alle società sportive, però io credo che questo sia limitativo. Io credo che un ente locale degno di questo nome dovrebbe poter fare un'offerta complessiva. Io vedrei di buon occhio un grande contenitore nel centro storico che potrebbe essere fruito dai giovani di queste fasce d'età, i quali potrebbero liberamente, senza alcun tipo di onere, qui chiacchierare, ritrovarsi, fare musica, fare multimedialità, postazioni internet, cioè riuscire a fare tutta una serie di attività ludiche e non solo ludiche, è perché io devo dire francamente, ho una grande... a me si stringe il cuore quando passo via Farini e vedo molti studenti universitari e non solo universitari che stanno davanti alla biblioteca messi sui gradini di San Giorgio a chiacchierare anche d'inverno col freddo e penso invece che ci potrebbe essere un contenitore e io credo che questo contenitore dovrebbe realizzarlo il comune
e farlo gestire invece, autogestire dagli studenti, e quindi non dovrebbe essere un luogo di imposizione di nulla, ma un luogo invece a disposizione delle giovani generazioni. Questa è un'idea che io, se diventassi sindaco, realizzerei tra le prime cose da fare. Allora, visto che noi dobbiamo chiudere, io farei un'ultima domanda a tutti, magari facciamo gli interventi uno da una parte o dall'altra. Allora, diceva prima Evoli, non tutti i giovani sono uguali. Ci sono dei giovani che stanno in un capannone vicino al Moro, al Forboario. Se voi foste sindaci, questi giovani qui sono quelli del centro sociale, laboratorio 16 si chiama adesso, che fine fanno? Dovevo finire il centro sociale, cosa ci viene scritto lì? Rimangono dove sono? Parlo io? Sì. Io credo che gli spazi del centro sociale, anche per il centro così, ci vada tenuto, assolutamente sono contrario. Credo che ovviamente a loro vada richiesto quello che noi diciamo sempre, cioè il rispetto delle regole e la convivenza, come dire, serena, pacificata con le altre attività che si possono svolgere in quell'area, che intendiamo svolgere in quell'area per riqualificare complessivamente l'area. Quindi questa è la disponibilità a ragionare con loro, perché mi pare che anche loro svolgano un ruolo, come dire, di protagonismo da parte loro, che però non va, come dire, accettato al di fuori delle regole normali e di convivenza di una città, ma c'è spazio anche per una città civile. Ma io sostanzialmente sono d'accordo con quello che dice Del Rio, però vorrei sottolineare anche che bisogna, quando si fanno alcune affermazioni, poi corroborarle di contenuti concreti. A me risulta che proprio in quest'ultimo periodo questi giovani abbiano occupato un secondo capannone che doveva essere utilizzato dai vigili di quartiere. Allora qui siamo veramente al paradosso, credo. Cioè, bisogna conciliare esigenze diverse. Una, come diceva Del Rio, che secondo noi è fondamentale, è uno dei punti qualificanti del programma di Gente di Reggio, garantire comunque sempre principi di legalità, valori di legalità che devono valere assolutamente sempre e comunque per tutti, non ci devono essere zone grigie o in qualche modo franchigie per qualcuno. Quindi questo è un punto per noi fondamentale e irrinunciabile. Se questi valori di legalità, che devono appunto essere in qualche modo la nostra, uno dei nostri elementi fondativi, vengono salvaguardati, poi allora ci sarà spazio e possibilità per tutti di potersi esprimere, quindi non ci sono discriminazioni ideologiche o politiche perché magari qualcuno la pensa diversamente da noi. Cioè, credo che in un sistema democratico comunque ci debba essere possibilità, opportunità e spazio per tutti, però senza buonismi e senza paternalismi. Cioè, va bene lo spazio per il tal centro a patto che il tal centro rispetti le regole, perché se le regole non vengono rispettate si devono far comunque rispettare, piaccia o non piaccia. Quindi non far finta, per non voler litigare o per non voler creare scontri, far finta che le situazioni siano cristallizzate. Le situazioni devono essere chiare e trasparenti. In questo contesto credo l'ente locale deve muoversi. Su due cose. Sul principio sono d'accordo con Luci. Nel merito voglio dire che quello lì va situato. Cioè, non ha assolutamente senso lasciare un'area di quel tipo lì bellissima nel comune di Reggio Emilia con dei comuni dei caproni fatti senti come sono belli. Per una zona non ha assolutamente senso lasciare così. Anzi, a mio avviso non ha avuto senso neanche spendere i soldi e sistemare il parco per me. Cioè, io so dei come cittadini che sono venuti a abitare in quella zona e che vengono dalla città, hanno detto voi di Reggio non amate la vostra città. Basta guardarla, quella zona, una zona che ha proprio fatti segni, che hanno 50 anni di vita, c'è una cosa squalida anche come tipo di struttura e di qualificazione, quindi bisogna ristudiare e prima di tutto accettarla e qualificarla anche sull'aspetto urbanistico costruttivo, e specialmente là dove c'è proprietà del comune, il comune deve dare l'esempio, lì è proprietà comunale e lì il comune deve dare esempio con la progettazione e una qualificazione urbana, quegli immobili che sono costruiti lì, Croce Verde, Croce Rossa, trasporti, acqua 16 o meno, sono una cosa squallida. E lo squallore è un brutto esempio per tutti, per tutte le giovani. Sul tema specifico invece io ritengo che acqua 16 sia autogestito e rispetta le regole, è giusto rispettarlo.
rispettarlo e quindi si trova in luogo adatto, lì se viene ristrutturato e non si può lasciare quell'immobile fatiscente, si può trovare altra soluzione altrove, ma è giusto cambiare l'ospitalità, con l'intesa che devono, io sono convinto, comunque verso l'esterno rispettare le regole. Non c'è nessun cittadino di questo tipo che non debba rispettare le regole, questo vale per gli stabilitari, vale per chiunque di noi. Anche quelli apocettici sono i nostri cittadini ed è giusto che in modo autonomo si gestiscono come ritengono opportuno, ma verso l'esterno devono rispettare le regole della città, perché così sono città e cittadine. Grazie. Ma con il centro sociale Aquarius, devo dire che fin dall'inizio non c'è mai stato molto film. Cambia la telecamera che va via del Rio. Anzi, c'è una bella conflittualità. Ma il problema deriva non tanto, guarda, con quelli dei centri sociali non c'è un solo punto di comunanza con la Lega Nord, no? Però io rispetto sinceramente quello che fanno, quello che dicono finché rimangono, dando la legge. Il problema di quel centro sociale, sostanzialmente, io sono stato abituato fin da bambino che prima vengono i doveri, il dovere, poi vengono i diritti. Questi qua invece vogliono solo i diritti e non vogliono avere nessun dovere. Tant'è vero che non è da pochi giorni che hanno occupato il capannone, ma da tempo che l'hanno occupato, non pagano affitto e quindi non rispettano la convenzione sottoscritta, quindi praticamente se ne fregano in pieno di quello che sono i doveri nei rispetti della città e così via. Quindi cosa fare della qua? Lo dico subito. La prima cosa che faccio quando sono sindaco, ho modificato apposta il mio programma elettorale dopo l'ultimo fatto del centro sociale, io che faccio? Gli trovo un bel campanone in campagna e poi li sfratto immediatamente e li metto di dentro. Va bene, bene, se no siamo. Sì. Personalmente credo che ciò che avviene al centro Aquarius, non solo verso l'esterno, come qualcuno diceva prima, soprattutto ciò che avviene all'interno, riguardi un po' tutta la città. Allora, se in questo centro, che è un centro che va messo a disposizione dell'amministrazione comunale, si tollera che vengano invitati i fondatori di Brigate Rosse, non so quale tipo di insegnamento oggettivamente può dare uno come Curcio. Io sarei preoccupato, ma sarei preoccupato per i cattivi maestri che vengono riproposti dopo 30 anni. Ritenere questo un centro di aggregazione culturale, quando io lo vedo muovere per le azioni che compio pubblicamente, per le pubblicazioni che diffondo, per i volantini che faccio, per le organizzo, essenzialmente come...